Ogni loro allestimento un racconto, il progetto evocativo. Dal 2006 Fabio Calvi e Paolo Brambilla lavorano insieme, realizzando prodotti, progetti, allestimenti, uffici, negozi. Nel 2007 hanno realizzato uno degli ambienti per l'allestimento di Kengo Kuma alla Triennale di Milano. Un vero sodalizio quello con l'azienda Olivari, dal disegno della maniglia all'art direction delle collezioni e la comunicazione dell'immagine. Com'è nata la collaborazione e come si è sviluppata nel tempo? Ormai sono quasi 10 anni di collaborazione con la famiglia Olivari. Abbiamo iniziato nel 2005, la famiglia lavorava da tempo con Christoph Radl, l'art director di prestigio che curava l'immagine, e contemporaneamente con Alessandro Mendini, del quale direi non c'è nulla da dire. E per noi è stata un'occasione bellissima per poterci confrontare sia con una storia così importante, ma anche con la voglia di comunque crescere, cambiare, in qualche modo aggiornarsi. E il primo stand che abbiamo fatto per la Olivari è stato lo stand al SAI a Bologna, una mostra diciamo abbastanza di settore, dove siamo entrati un po' a livello di immagine con un po' diciamo in maniera molto soft nell'intervento dell'immagine, per poi avere più possibilità di sperimentazione nel corso degli anni. E l'occasione per sperimentare nuove soluzioni estetiche si è presentata appunto quando si è trattato di creare gli allestimenti per i festeggiamenti dei 100 anni dell'azienda, sia in Biennale a Venezia che in Triennale a Milano. Bene Paolo, come riuscite a comunicare il valore del brand e contemporaneamente la personalità di ogni singola maniglia? Nel lavoro che abbiamo fatto sulla immagine dell'azienda abbiamo immaginato ogni singolo prodotto, ogni singola maniglia come a un progetto a sé stante, come un mondo a sé stante, e questo è facilitato dal fatto che nella realtà ogni progetto è collegato anche a un designer, a un architetto di fama e molto spesso a un edificio di prestigio per il quale la maniglia è stata immaginata. Questo l'abbiamo messo in evidenza in particolare nella campagna pubblicitaria, dove ci siamo divertiti ad accostare ad ogni singolo oggetto, ogni singola maniglia, un diverso uccellino, una diversa specie di animale, per mettere in evidenza questa varietà pur nella uniformità del prodotto. Quest'anno vi presentate con il Black and White, cosa volete raccontarci? È vero, il Salone del Mobile è un'occasione particolare, diversa dalle altre, dove Olivari ama anche stupire, farsi notare rispetto alla sua immagine che viene applicata in tutte le altre occasioni. In questo caso la suggestione del black and white deriva dalla nuova finitura che è stata introdotta dall'azienda, che è una finitura brunita, sostanzialmente una finitura metallica nera, e quindi ci sembrava che fosse il modo più immediato e più divertente per farlo risaltare.